stamattina siamo qui per presentare principalmente la mia candidatura per le prossime amministrative che si terranno il 14 e il 15 di marzo, anche qui nel nostro comune, maggio scusate, nel nostro comune a Porto Tolle. Mi presento, io sono Cosetta Nicolasi, sono di Porto Tolle, vivo a Porto Tolle e ho le mie attività, il mio lavoro qui a Porto Tolle. In particolare gestisco un'attività, un negozio di famiglia che ho ereditato insomma dalla mia famiglia, e negli ultimi anni anche ho aperto anche un secondo punto vendita sempre qui nel territorio, sempre qui a Catiepolo. Io vengo comunque anche da un'esperienza di una precedente candidatura nella lista civica Bellan Sindaco, che è una candidatura che dopo mi ha portato appunto ad essere presente anche in minoranza. Fortunatamente mi appoggiano e quindi sono con noi anche in questa sfida di questa tornata elettorale sia Silvia che Claudio, e quindi questo aggiornamento diciamo della nostra squadra, che porta comunque un valore aggiunto sicuramente alla nostra lista. Per cui con noi oggi però ci sono comunque delle persone che sono in lista con me. Abbiamo Lorenzo Binatti, abbiamo Sara Marchesini, abbiamo Silvia Siviero, abbiamo Claudio Bellan e abbiamo Roberto Finotello. Sono tutte persone che vengono da determinati settori di attività del nostro territorio. Sara sappiamo che è la presidente della cooperativa Mitili Croce Verde, quindi porterà la sua esperienza anche per quanto riguarda il mondo sanitario, il settore sanitario. Lorenzo è uno chef che ha un'attività a Scardovale, quindi nel nostro territorio, oltre quindi a portare anche la professionalità del suo settore, ma è una persona che sta portando anche quello che è il valore del nostro territorio anche al di fuori del nostro territorio, quindi anche a livello turistico, comunque insomma di tutto quello che può portare la sua esperienza. Silvia la conoscete comunque bene, è un volto noto dei 5 anni insomma che abbiamo fatto in amministrazione, comunque è sicuramente molto esperta nel mondo della volontariato, nel mondo anche della gestione del territorio a livello, sì, insomma, sì, del rapporto con le frazioni, ed è soprattutto una persona super presente all'interno del nostro territorio, all'interno anche di molte realtà sociali. E Claudio Bellan, insomma, penso che non abbia bisogno di molte presentazioni. Insomma, è il nostro ex sindaco, compagno insomma anche della nostra avventura in opposizione, e persona che comunque ha dato sia a me che a Silvia, per esempio, anche una forte valore di esperienza, e questo ci è servito molto. E poi abbiamo con noi anche Roberto che ovviamente è nel mondo della pesca da sempre, quindi ha avuto anche ruoli di gestione proprio nel comparto della pesca, un comparto che è fondamentale per il nostro territorio, quindi fondamentale per noi il suo apporto per gestire, per capire determinate anche problematiche, oltre che attività che riguardano proprio quel mondo. Quindi insomma, già solo ecco con queste persone al mio fianco, insomma, capite che noi stiamo cercando di costruire una lista che vada proprio a riempire, no? Cerchiamo di riempire a 360 gradi quello che sarà poi il nostro impegno all'interno nel nostro comune. Vado a specificare per i giornali, per chiarezza ovviamente, certamente la lista civica, la proposta è una proposta che proviene appunto da persone che provengono dal mondo civico, però noi a questo, e qui assumo il ruolo politico, diciamo così, però ecco, il mio ruolo anche nel Comune Protone è quello appunto di governare e di avere un ruolo all'interno del PD, come Partito Democratico. Il PD lo dovrà, ci sono già fatti alcuni passaggi in alcuni circoli, farà poi il passaggio finale a livello comunale,
e appoggerà questa lista, e quindi sarà il PD sarà a supporto di questa lista civica, con alcuni candidati, ovviamente in primis è sottoscritto e in secondis è Roberto. Pesca e turismo, due cardini dell'economia di Porto Tolle. Voi parlate di rinnovamento, in cosa consisterà il rinnovamento che proporrete voi? Il turismo dobbiamo vedere un attimino, dobbiamo cercare di indirizzarlo in un punto preciso, dare una direzione che sia quella per andare appunto a svilupparlo secondo noi in maniera più... Secondo lei il nervo scoperto della pesca invece? Il nervo scoperto della pesca. La pesca appunto è un nervo scoperto nel senso che è un mondo molto particolare, è un mondo che comunque nasce come privato perché comunque ovviamente è gestito dal consorzio. Non solo, lì ovviamente io devo comunque allacciarmi tanto a quello che è l'esperienza dei miei compagni di lista. La laguna, essendo un ambiente vivo, ha bisogno di una costante manutenzione e quindi servono investimenti. Gli investimenti non sono né programmati, non sono né quantomeno finanziati, e questo il territorio, attraverso l'amministrazione comunale, che qui ha un ruolo fondamentale, anche se le competenze per quello che riguarda il mondo della pesca sono ben poche, e questo ovviamente lo sappiamo tutti, però è ovvio che l'amministrazione comunale deve essere un po' la trade union tra istituzioni che governano il processo, fanno i progetti e finanziano, per quello che riguarda la manutenzione del territorio, perché il nostro territorio è in continuo sviluppo, è dinamico, e quindi serve una costante manutenzione e servono interventi proprio atti a preservare le attività produttive, che sarebbero poi comunque legate anche alla sostenibilità della biodiversità, che è un tema che comunque sarà fondamentale in questi ultimi anni. È un tema caldo che va sicuramente snocciolato e va, certo, sicuramente discusso e affrontato. E sul tavolo bisogna mettere tutta quella serie di progetti in accordo, in stretta collaborazione con gli operatori del settore, perché ci sia una voce sola e che alla Regione Veneto arrivi un messaggio chiaro e forte che adesso i soldi devono essere fuori. Una terza domanda: la riconversione della centrale con questo progetto di villaggio turistico veramente imponente ed importante, voi lo appoggerete? Vi sta bene così come è stato presentato? Oggi c'è una demolizione in atto, molto ormai anche ben avviata, è anche a un punto importante di questa demolizione. Dietro c'è un progetto che era stato individuato attraverso il bando che aveva fatto allora l'Enel col Futura, e quindi c'è quel bando lì al quale tu fai riferimento appunto di questo insediamento turistico importante sul nostro territorio, al quale ovviamente siamo tutti favorevoli, non è che mettiamo in discussione questa cosa, è un investimento che speriamo venga fatto. La nostra preoccupazione oggi è che venga effettivamente fatto. Allora, i percorsi che erano stati avviati all'epoca con Enel, con l'amministrazione comunale, Enel e la società di investimento, erano percorsi all'interno di un binario sul quale doveva dare diverse garanzie al territorio. A mio parere oggi queste garanzie sono un po' più labili, non so come definirle, sono meno certe. E purtroppo la demolizione, perché la demolizione era un fattore positivo di questa centrale, che ci dava un potere contrattuale nei confronti di Enel e di chi e degli altri attori della questione, che sulle quali poter basare una garanzia futura. Ecco, queste oggi non c'è, ma intanto faccio un riferimento, così l'ho scritto sui giornali, così mettiamo un po' di pepe, lo mettiamo, no? Non c'è una convenzione comune, non esiste oggi una convenzione tra il comune, la stazione comunale, Enel,
è imprenditore che garantisca il territorio e il comune dell'investimento.